perché sorridi? Non si capisce mai se giudichi, se assolvi, se mi stai prendendo in giro. Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella? Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita, una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché è la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Ne saresti capace? Ne saresti capace? Ogni giorno la prova generale dell'intero arco di una vita. Tutti dovremmo viverlo come se fosse l'ultimo. Ogni giorno io ho bisogno di pareggiare il dare e l'avere. Cerco di trovare il giusto equilibrio negli affetti, nel lavoro, in tutto. Anche perché le cose non si fanno mai se le vuole uno soltanto. Oggi più che mai, la nostra felicità individuale ha il dovere di produrre delle ripercussioni collettive. Altrimenti tutto si riduce a un sogno da predatori. La vera paura. È sentirsi soli. Quello che chiamiamo decorazione sono i caratteri somatici degli oggetti stessi. Ma il bello deve essere buono. Miei cari, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno. Ma io non so cos'è la verità. Forse perché non la cerco. Probabilmente è quella che viene a trovarmi quando mi tolgo le ali, quando cado malato, quando ci sono i conti da pagare. Ma tutte queste azioni hanno poco a che fare con quello che ho deciso di essere.